il derby di Calabria tra il ripescato Rende, che porta con sé tutto l'entusiasmo della piazza per aver ritrovato il professionismo, ed una Regina Nuova di Zecca. Un saluto di Rossini. Rossini prova a mettere lungo per Goretta, che per un soffio non riesce ad anticipare Cucchetti quando siamo all'undicesimo minuto. Turissi, De Francesco, carica il destro, De Francesco, una deviazione, non impensierisce Forte che blocca a terra Impresa. I propri uomini, la finta di Tulissi, parte De Francesco, traversa e pallone che batte sulla linea bianca, e qui urge sicuramente il replay. Le operazioni, eccolo il pallone per Viteritti, alla meglio su Garufi. Il palleggio di Goretta, interviene Gigliotti, il destro di Gigliotti, centrale la battuta. Ancora De Francesco, il lob di De Francesco, attenzione a Shaman, Forte si salta. Colpo su colpo, Rende Regina, Gigliotti lancia Ricciardo in contropiede, Ricciardo osserva Goretta, sinistro deviato da Porcino, decisivo l'intervento di Marino, poi Bezziccheri, Tulissi prova a puntare l'avversario, poi il destro di Tulissi si infrange sul muro alle spalle della porta di Forte. Ancora Tulissi penetra in area, Tulissi, il cross per Shaman, fuori. Altra possesso per la Regina, che avanza il tiro di Bezziccheri contro Blase. La finta di Ricciardo servito da Goretta, il sinistro di Ricciardo si infrange contro la rete di recinzione, servito da De Francesco, gioco di gambe, la mette in mezzo, basta Porcino, il tocco viene ancora un più che positivo Mezzavilla, poi Tulissi, rimbucata per Porcino davanti a Forte, il sinistro di Porcino che non trova la via del gol quando si ha Ricciardo. Il tocco al volo e Shamanna è riuscito davanti l'avanzata di Viteritti, che ancora energia, il cross per Ricciardo, Rende 1 Regina 0, si è sbloccato il match all'81esimo minuto, l'incornata vincente del centravanti Giovanni Ricciardo sul cross di Viteritti, sottovalutato dalla difesa della Regina. Il lancio proprio su Ricciardo, la cavalcata di Ricciardo più veloce di Mezzavilla e Solerio, Ricciardo in aria, il destro di Ricciardo, Cucchetti si salva il calcio d'angolo. Solerio innesca Vivacqua in aria, Vivacqua, il destro, Cucchetti respinge, Franco si gira, Ricciardo, e va a servire Franco, anzi è Vivacqua, il destro al lato di Vivacqua, tra le lamentele del compagno. Carica il sinistro Laribi, poi Ricciardo si gira in area, su di lui Solerio, rigore, calcio di rigore per il Rende all'89esimo minuto. Rende 1 Regina 0, parte di Vivacqua e para Cucchetti. La risposta di Tommaso Cucchetti, che conferma le proprie abilità dal dischetto. Sono tutti avanti per la Regina, ma adesso possono rientrare negli spogliatoi. È finita, Rende 1, Regina 0, 93 minuti molto intensi tra le due squadre, un primo tempo ricchissimo di occasioni da entrambe.